saluto da Gerardo Paterna e bentrovati a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Oggi ti porto nel mondo degli affitti e parleremo di come ridurre il rischio di insolvenza. E lo faremo grazie all'intervento di Lucia Altiglia, responsabile del prodotto affitto garantito erogato da Credit S.p.A. Lucia, buongiorno e bentrovata. Buongiorno Gerardo. Come stai? Tutto bene, grazie. Tutto a posto, bene. Allora, senti, ci racconti un po' cosa fai in Credit Spa e la tua società in quale ambito opera? Certo, e come hai anticipato tu, mi occupo della gestione del prodotto affitto garantito. Il prodotto è un marchio di Credit Società Finanziaria S.p.A., società presente da oltre 10 anni sul mercato finanziario, fortemente specializzata nel settore del credito e soprattutto di attività di consulenza a imprese privati. Recentemente ha ottenuto un importante riconoscimento da Mod Finance, che è la prima agenzia di rating fintech in Europa, e ci ha assegnato il giudizio B1-, e quindi ha confermato l'affidabilità economico-finanziaria della società. Ha anche ottenuto la certificazione ISO 9001, e norma che definisce i requisiti di sistemi di gestione della qualità. Quindi da tutto ciò puoi dedurre che parliamo di una società affidabile e solida. Allora, complimenti, è un bel risultato comunque. Importante, sì, certo. Diciamo, perseguire le certificazioni, perché sono sempre un sinonimo di garanzia nei confronti del mercato. E di mercato parliamo di soluzioni che sul mercato oramai ci sono da anni per tentare di mitigare, insomma, il rischio di insolvenza. Parliamo di fideiussioni bancarie, parliamo di polizze assicurative, parliamo di mutue. E volevo, insomma, un tuo parere però sulle criticità, ecco, di queste soluzioni rispetto poi, voglio dire, alla soluzione che proponete voi e di cui poi parleremo nei prossimi minuti. Sì, nel mercato delle tutele abbiamo diverse proposte. Quelle, se vogliamo prendere in considerazione, sono le fideiussioni bancarie assicurative. Però nel campo ovviamente delle fideiussioni bancarie riscontriamo 3 importanti criticità. La prima è che il rilascio è condizionato all'apertura di un conto corrente bancario. La seconda criticità è che l'istituto bancario, per poter rilasciare quella tipologia di garanzia, immobilizza il capitale pari al valore garantito. Molto spesso, se il cliente non ha liquidità, può decidere di vincolare l'intero importo e anche la possibilità di accendere un'ipoteca sul bene immobile. Certo. Senza contare la terza criticità, anche i costi di interesse applicati anche su base trimestrale, poi sempre a seconda dell'istituto bancario. Riguardo invece la fideiussione assicurativa, ti faccio presente che le grandi compagnie non si assumono più questa tipologia di rischio. Rimangono le piccole compagnie che hanno assolutamente dei limiti, come la poca solidità economica e soprattutto non hanno lo strumento che utilizziamo noi, vale a dire accedere alle banche dati e verificare appunto l'indice di solvibilità del cliente, che in questo caso è l'inquilino. Quindi è un valore aggiunto per noi e per i nostri affiliati. Certo. Allora, entriamo quindi nel merito del prodotto. Con affitto garantito voi offrite una soluzione di tipo finanziario. Ci vuoi raccontare un po' cos'è, come funziona e quando interviene questa tutela? Sì, si tratta di un contratto preliminare di cessione crediti futuri in modalità prosolvendo prosoluto, che va a tutelare fino a 12 mensilità per i canoni non corrisposti, fino a 3 mensilità per eventuali danni arrecati all'immobile, anche beni locati, comprensivo anche delle spese condominiali non pagate, e fino a 2.000 euro per le spese legali sostenute per la pratica legale di sfratto. Quindi viene fatta in fase di istruttoria la valutazione appunto sul merito creditizio dell'inquilino, si verificano eventuali insolvenze, quindi il profilo del cliente come pagatore. Se la verifica andasse a buon fine, deliberata la pratica, invieremo un preventivo
dove il cliente troverà definito il valore massimo di rimborso previsto per una futura operazione, appunto, di cessione crediti futuri. Se accettato il preventivo, il costo richiesto per questo servizio sarà pari ad una mensilità. Quindi il vantaggio è soprattutto questo: per chi deve assolvere al pagamento, la mensilità, il costo è soltanto di una mensilità. Quindi abbiamo un doppio vantaggio per il proprietario, e di avere una valutazione in tempi celeri, 24-48 ore, dell'inquilino. E dell'inquilino stesso, di avere una verifica che è anche una sorta di passepartout da presentare al proprietario dell'immobile. Quindi capisci bene che abbiamo uno strumento valido nell'ambito delle tutele delle locazioni. No. Riguardo all'intervento del recupero, a seguito del titolo esecutivo di sfratto, la società acquisirà questi crediti e andrà a recuperare quei dovuti importi sul reddito dell'inquilino. Le tempistiche sono i tempi tecnici del recupero. Ok, ricordiamo quindi che questa soluzione si applica sia all'affitto residenziale che commerciale, giusto? Sì, noi trattiamo tutte le tipologie di rischio, okay. L'abitativo, il commerciale, anche il fitto ramo d'azienda, capannoni, terreni e anche per strutture ricettive, ti parlo di durata di 9 anni. Quindi, ok. Guarda, personalmente trovo molto interessante questo discorso della prequalifica, perché in qualche modo vi aiuta, credo, anche a mantenere contenuto il costo della copertura, perché se mi parli di una mensilità praticamente per l'intera durata del contratto, significa che è rilasciata evidentemente laddove c'è un conduttore con una reputazione, diciamo, creditizia assolutamente affidabile. Ecco perché poi la ragione di un costo così aggressivo ma vincente per il mercato. Assolutamente sì, noi puntiamo sulla fase dell'istruttoria, perché è molto importante per noi delineare il profilo del cliente inquilino come pagatore e come solvibilità creditizia. Senza affitto garantito, ti faccio presente che il proprietario dell'immobile, oltre a dover procedere con uno sfratto, dovrà tentare qualsiasi strada per poter recuperare l'immobile, accollandosi anche dei costi onerosi relativi alle spese legali e lunghe procedure processuali. Certo, questo è vero, assolutamente. Allora, Lucia, tu sai che noi stiamo parlando agli agenti immobiliari, questa insomma è la mia principale audience. So che peraltro con loro tu, la vostra azienda, insomma, lavorate e collaborate da sempre. Qual è il vantaggio che l'agente immobiliare professionale ottiene entrando, quindi aprendo una collaborazione con Affitto Garantito? Sì, l'agente immobiliare è il nostro punto di forza, ne contiamo oltre 500 in tutta Italia. Coloro che decidono di affiliarsi hanno la possibilità in primis di una gestione di una piattaforma gratuita e poi la possibilità di avere un riscontro a livello economico, senza contare anche una reputazione nei confronti dei loro affiliati. Una volta formati, forniamo l'assistenza dalla fase dell'istruttoria fino all'emissione poi del contratto, e comprensivo poi anche, forniamo anche il materiale informativo, in quanto abbiamo il supporto dell'attività di marketing. Okay. Quindi siamo assolutamente in forte espansione. E vicini all'agente immobiliare, no? Assolutamente. Sì. Io trovo che sia interessante questa collaborazione, poi al di là, voglio dire, del vantaggio economico anche, perché è uno strumento che può qualificare meglio il servizio offerto dall'agente immobiliare e può dargli una mano proprio in fase di acquisizione dell'incarico, diciamo, da parte del proprietario di casa. Questo trovo che sia una carta vincente a supporto del servizio che l'agente immobiliare dà. Sì, infatti anche gli investimenti che facciamo a livello di marketing e pubblicità sono a vantaggio appunto dei nostri affiliati, e diamo la possibilità di veicolare i potenziali clienti nel momento in cui ci richiedono una valutazione, quindi un'assistenza.
Molto interessante queste cose. Come si fa, Lucia, ad entrare in contatto quindi con Affitto Garantito? Sì, i nostri strumenti informatici vanno appunto dal sito di riferimento che è www.affittogarantito.it, al numero verde, alla pagina Facebook che è quotidianamente aggiornata dal nostro staff marketing. Bene, insomma, tutto quanto passi sotto pressione, così almeno gli agenti immobiliari non hanno scuse per non entrare in contatto, insomma, con Affitto Garantito. Lucia Altiglia, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e per questa, per questa bella storia che ci hai raccontato, che apre scenari concreti e di collaborazione con gli agenti immobiliari. E prima di chiudere, ti ricordo che se hai un'idea, un servizio, un prodotto dedicato all'immobiliare e vuoi presentarlo attraverso questo format, puoi scrivere allo sgabello@gerardopaterna.com. Alla prossima!